Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Vi ricordiamo il nostro sito di posta elettronica teleradiogottolengo@gmail.com e il nostro telefono 030 95 17 48 3. Fisicamente ci trovate il venerdì sera dalle ore 19.30 alle 22 circa presso il nostro studio televisivo situato all'interno del centro pastorale. Ulteriori contatti li potete avere direttamente con i nostri operatori Mary Roversi, Vittorio Barbieri, Eleonora Fioletti, Mino Norini, Luigi Cè, Mirko Marini e Alessia D'Ancelli. Oppure lasciando i vostri messaggi presso l'ufficio parrocchiale, aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 11. L'editoriale di Don Arturo, quando le canzonette ci aiutano a riflettere. Cari amici, sono con mamma a guardare alla TV uno spezzone del programma cult degli italiani, ovvero il Festival di Sanremo. Quello che a parole tutti snobbano, peraltro andando a incrementare l'ipocrisia farisaica, come chi fa il moralista a parole, salvo guardarsi di nascosto le foto osè. Sulla scena si presenta un giovanotto vestito da gorilla. La musica della ballata è anche gradevole, ma l'impressione che ne riporto mi fa sbottare. Ma non c'è nulla di meglio da vedere. Passano 24 ore e la cronaca mi comunica che lo scimmione in arte, ovvero Francesco Gabbani, ha vinto il 67° Festival della Canzone. Ne traggo una prima conclusione, ossia che l'anagrafe mi ha fatto sforare i tempi supplementari, almeno dal punto di vista culturale. Se il 44% dei votanti, ossia quelli che usano il cellulare come arto incorporato, ha decretato la vittoria di questo artista, vuol dire che tra la mia generazione e i giovani d'oggi il gap è praticamente incolmabile. Mi rassegno, ma non rinuncio a capire. Quello cui rinuncio è soltanto il pregiudizio, quando la presunzione di sapere tutto già in partenza ti impedisce la fatica della ricerca. Da internet mi scarico il testo del brano vincitore e cerco di entrarci dentro con qualche ragionamento. Già il titolo, Occidentali Scarma, risulta intrigante. Per chi non lo sapesse, il karma, nella filosofia induista, è costituito da quelle azioni che ti consentono di avere una condizione migliore nella prossima vita, ossia nella reincarnazione. Gabbani ce la conta e ce la canta, dicendo che anche dalle nostre parti, in Occidente, c'è un modo per aspirare a una vita migliore. È la vita degli internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demodé. Risposte facili, dilemmi inutili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. La leggerezza della musica impedisce di prendere troppo sul serio le parole, che dette altrimenti avrebbero il peso specifico di sassi gettati in fronte. Parole buttate lì, quasi per caso, con la spensieratezza degli spudorati, giusto per raccontare di una società che recita il mantra di uno spiritualismo senza anima, che inneggia al nirvana e a Buddha, giusto per darsi una cipria religiosa, mentre balla sul vuoto delle proprie convinzioni. Piovono gocce di Chanel su capi su corpi asettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa,
La scimmia nuda balla. Così canta Gabbani. Ed è difficile non convenire sul disarmo di umanità che si nasconde tra le pieghe del postmoderno, che i sociologi catalogano ormai come postumano. Capite? Una sorta di evoluzione darwiniana all'incontrario, dove diventiamo tutti più soli, nel momento in cui la tecnica ci regala il massimo per comunicare. Però l'importante è ballare, come la scimmia nuda di Desmond Morris, dove soddisfare l'istinto sembra l'unica e irrepetibile opportunità. Così vuole Occidentalis Karma. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e buona settimana a tutti. Sacro Triduo 2017 in suffragio dei defunti. Alle ore 18:30 Santa Messa e funzioni del Santo Triduo. Predicatore Reverendo Don Emilio Reghenzi. Lunedì 20 febbraio alle ore 15 Santa Messa e funzione del Santo Triduo. Alle ore 20:30 Santa Messa e funzione del Santo Triduo. Possibilità dopo le sante messe di aderire alla Compagnia del Sacro Triduo. Quota di partecipazione 5 euro. Domenica 19 febbraio alle ore 16 in oratorio incontro bambini e genitori del primo e del sesto anno. Dalle ore 19 presso il bar dell'oratorio, apericena con gnocco fritto. A seguire tombolata per tutti animata dai ragazzi del CSI. Giovedì 23 febbraio alle ore 20:30 presso l'oratorio di Cottolengo, incontro aperto a tutti di pastorale sociale dal tema La riforma previdenziale. Carnevale in oratorio domenica 26 e martedì 28 febbraio. Domenica 26 febbraio, dopo le sante messe, i bambini del quinto anno propongono una vendita di torte. La raccolta Pro Nuovo Centro Sportivo Oratorio è stata per il totale febbraio 2017 di 2.720,07 euro. La Pastorale Sociale e Movimento Cristiano Lavoratori insieme per un approfondimento sui temi sociali. Tema di giovedì 23 febbraio 2017, la riforma previdenziale. Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio di Cottolengo alle ore 20:30. Presso il Castello di Brescia si è svolto il CID Neo Festival delle Luci. Ha vissuto e filmato l'evento il nostro ex concittadino Giovanni Del Bianco, che ringraziamo per aver condiviso con la nostra emittente questo luccichio bresciano. Noi bresciani lo sappiamo bene, che il castello è un posto unico e speciale, non solo da visitare, ma anche da vivere. Stasera tante persone, a piedi, con i bus e addirittura in taxi, lo stanno raggiungendo per il CID Neo, il Festival Internazionale delle Luci. La coda potrebbe spaventare, ma lo spettacolo a cui si assiste già dall'ingresso promette veramente qualcosa di speciale. Appena varcato l'arco, si trovano un pannello con dei visi che cambiano costantemente colore su una base musicale home. Poco più avanti, una spirale di scritte 3D proiettata su un muro. Scelta azzeccatissima è poter accedere anche ai musei che si trovano all'interno del castello, cioè quello delle armi e dei modellini di treno, che personalmente porta i miei ricordi indietro di decenni, al grande plastico che aveva in casa anche mio nonno. Ci sono varie piccole code da fare per accedere alle attrazioni, ma quando devi aspettare potendo ammirare la città illuminata dall'alto, anche l'attesa diventa piacevole. Nella parte più alta del castello vengono proiettate delle immagini sacre con una musica gregoriana suggestiva. Il primo dei due allestimenti che personalmente mi sono piaciuti di più tra tutti è questo lungo muro colorato. Un po' anni 80 come colori, ma particolarmente divertente. Poco più avanti, una fiamma alta vari metri viene fatta ruotare a spirale. Però visto la temperatura, se fosse arrivato anche un po' di calore, non sarebbe dispiaciuto a nessuno.
Gli allestimenti si susseguono all'interno di un percorso preciso e gestito perfettamente dai tanti volontari sparsi ovunque. Vicino a questi fiori ad altezza uomo, creati con una lampadina e petali di plastica, c'è un piccolo albero della vita e dei disegni proiettati sul muro. Sì, è vero, per passare da un'attrazione all'altra bisogna fare un po' di coda. Ma se si è in compagnia di amici, il tempo passa in fretta. Quello che state vedendo adesso, invece, è indiscutibilmente la cosa più bella che abbiano fatto al Cideneo. All'interno delle due alte mura vengono proiettate luci dinamiche in costante movimento, su una voce di una cantante accompagnata da due archi. Lo spettacolo è ancora più prezioso, visto che la musica e le luci non sono preconfezionate, ma live, come un vero concerto. Si viene teletrasportati per qualche minuto, in una realtà senza tempo e spazio, ma fatta di poesia e di armonia. Il percorso del Festival delle Luci finisce con un cerchio che si illumina ritmicamente col sottofondo di Madama Butterfly di Puccini. E la scritta Cideneon illuminata, che però è leggibile solo dall'alto. Finisce così questo percorso di luci suggestivo, ma che avrei sperato un po' più ricco degli allestimenti. Brescia ha voglia di arte. E l'arte è veramente qualcosa che può illuminare tutto il mondo, se abbiamo il coraggio di accenderla. E si è festeggiato il 15, mercoledì scorso, anche la sagra dei santi patroni di Brescia, San Faustino e Giovita. Ma chi sono questi santi? La loro vita viene ricostruita con l'aggiunta di diversi elementi leggendari. Di storico vi è l'esistenza di due giovani cavalieri, convertiti al cristianesimo e morti martiri tra il 120 e il 134, al tempo dell'imperatore Adriano. La tradizione arricchisce di particolari il loro martirio. La loro conversione viene attribuita al vescovo Apollonio, lo stesso che poi ordina Faustino presbitero e Giovita diacono. Il loro successo nella predicazione, però, li espone all'odio dei maggiorenti di Brescia, che invitano il governatore dell'Arezzo Italico a eliminare i due col pretesto del mantenimento dell'ordine pubblico. La morte di Traiano, promotore della persecuzione, ritarda però i piani del governatore, che approfittando della visita del nuovo imperatore Adriano a Milano, denuncia i due predicatori come nemici della religione pagana. Diversi eventi miracolosi li risparmiano dalla morte e spingono numerosi pagani a convertirsi. Portati a Milano, poi a Roma e Napoli, verranno decapitati infine a Brescia. Ed ora una comunicazione di pubblica sicurezza. La centrale carabinieri di Gambara raccomanda di non rispondere alla chiamata proveniente da qualsiasi numero che inizi col prefisso di 375 371 381 255. Riagganciate subito, potrebbero copiare l'elenco dei vostri contatti in pochi secondi e copiare eventuali dati sensibili memorizzati sul vostro telefono, quali password e credenziali di accesso ai servizi di home banking. Stagione teatrale 2017 presso il Teatro Zanardelli. Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21, La Metamorfosi, il Nodo Teatro. Uno spettacolo dedicato al grande scrittore praghese che scandaglia i risvolti più nascosti dell'animo umano. Un ponte ideale fra l'universo immaginifico di Kafka e la contemporaneità. Come tutti sanno, il protagonista, Gregor Samsa, si risveglia una mattina da sogni agitati, trasformato in un immane insetto. Da qui si dipana un racconto surreale, dove l'insetto è l'uomo e l'uomo è l'insetto. Gregor, pur nella sua nuova condizione, parla e pensa come un uomo e ne mantiene tutte le nevrosi, i problemi, le ansie e i desideri. Ed ora l'almanacco Ortolengo e Fantasia.
inizio di settimana con possibili nebbie. Da martedì giornate impostate sulla variabilità con assenza di piogge. Temperature leggermente al di sopra della media del periodo, comprese tra gli 8 gradi di notte e il 13 di giorno. Quella dell'uomo con le erbe spontanee è una lunghissima storia d'amore che inizia diversi millenni prima della nascita di Cristo. Antichi greci e romani usavano incoronare i propri capi di stato, eroi e poeti con l'alloro, pianta consacrata al dio sole e come tale simbolo di vittoria e di prestigio. Nel V secolo a.C., Ippocrate, il notissimo medico greco, ci fornisce un minuzioso catalogo degli alimenti utilizzati in Grecia, nel quale elenca circa 400 erbe spontanee, utilizzate comunemente in cucina e in medicina. Tra queste l'aglio, la malva, la cicoria, la senape e l'ortica. Tutte le piante provengono dalla raccolta selvatica, ma molte vengono coltivate nei giardini di ogni casa oppure in aperta campagna. Nel mondo classico il confine tra erbe selvatiche ed erbe domestiche è sottile e diventa sempre più diffusa la realizzazione di piccoli orti privati e pubblici. È famosa ancora oggi l'importanza per i romani dell'orto, realizzato all'interno della Domus e perfino accanto a mausolei e a cimiteri, ad esempio lungo l'Appia Antica. Negli orti romani si coltivano molte piante commestibili, aromatiche, curative, estetiche: malva, ortica, ortulaca, cardo e tarassaco. Virgilio, con le sue opere, ci racconta di pascoli e campagne, in particolare nelle Georgiche canta l'elogio della vita agreste. Georgiche significa vita di campagna. La Sacra Bibbia cita oltre 100 specie vegetali, tra cui erbe spontanee come cardo, senape e aglio. Infatti erba amara, cicoria, tarassaco e erba di San Pietro vengono cucinate per il pranzo della Pasqua ebraica come contorno per il tradizionale agnello o capretto arrosto. Per i romani la presenza delle erbe è fondamentale in cucina. Il loro forte valore aromatico è importante soprattutto in quel periodo per creare un piatto perfetto. Infatti la cucina romana antica, come in seguito quella medievale e quella rinascimentale, è ritenuta un'arte combinatoria che considera buono ed equilibrato il gusto che contiene in maniera armoniosa tutte le qualità: il piccante e il dolce, il salato e l'aspro. Nel Medioevo, soprattutto all'interno dei monasteri e nelle aree di campagna limitrofe, avviene la raccolta di erbe spontanee e la coltivazione di piante aromatiche e officinali per l'alimentazione e la cura della persona. Nell'abbazia di Polirone, i monaci preparano diversi piatti a base di vegetali. Inoltre, raccolgono ceste di erbe selvatiche per i signori del luogo, per la famiglia di Gonzaga e per la curia vescovile di Mantova. I frati si dedicano anche all'assistenza dei pellegrini ammalati che passano per il territorio mantovano, ospitandoli presso la loro infermeria e curandoli con erbe selvatiche e officinali raccolte nella campagna che circonda il monastero. È dolce primavera. Alle selve, alle foglie dei boschi, è dolce primavera. A primavera gonfia la terra avida di semi, allora il cielo, padre onnipotente, scende con piogge fertili e accende ogni suo germe. Gli arbusti risuonano del canto degli uccelli, i prati rinverdiscono e i campi si aprono, si sparge la tenera acqua. Ora al nuovo sole si affidano i nuovi germogli, di Publio Virgilio Marone. Ultimo appuntamento del mese di febbraio di Serate Rosa. Giovedì 23 presso la sala delle riunioni di via Zaccarini Sandrini. La serata è dedicata alla creazione di collane e bigiotteria varia, portate all'occorrente per creare bellissimi oggetti. Venerdì 17 febbraio si è disputata la 17esima giornata di calcio a 7, nell'ambito del campionato organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Brescia. La squadra del Cottolengo ha affrontato in casa l'attuale capolista, ossia la formazione del Cossirano. Vediamo una sintesi dell'incontro curata da Vittorio. Al fischio iniziale il mister Gianluca Rossi, schiera in campo Stefano Marchioni, Andrea Tognoli, Nicola Benini,
Andrea Trevisan, Andrea Laffranchi, Paolo Zambelli e Francesco Orizio. L'incontro si dimostra equilibrato da entrambe le formazioni, anche se al settimo minuto è il Real Cossirano a passare in vantaggio. La reazione dei nostri non si fa però attendere a lungo. 4 minuti più tardi è Trevisan a mettere a segno infatti un poderoso calcio di punizione da metà campo. Al 21esimo la Franchi raddoppia, portando in vantaggio il Bottolengo. Più tardi, a causa di un rigore di dubbia regolarità concesso agli avversari al 24esimo, il primo tempo termina in perfetta parità, 2-2. Nella ripresa, a solo un minuto dal fischio dell'arbitro, una spettacolare quanto concitata serie di azioni tra Trevisan e Laffranchi è trasformata nel terzo e definitivo gol da parte di Benini. Gli interventi di Orizio e l'ottima prestazione del Bottolengo permettono di mantenere il risultato fino al triplo fischio finale. Quindi tre preziosi punti molto importanti per il mantenimento delle prime posizioni in classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 24 febbraio, sempre a Bottolengo, dove affronteremo il Barstor. Al termine di questo notiziario trasmetteremo la registrazione completa della partita. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 19 febbraio, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i vivi e defunti Compagnia Sacri Tridui. Lunedì 20 febbraio, in parrocchiale alle ore 15, Santa Messa per il defunto Alfano Antonia. In parrocchiale alle ore 20:30, Santa Messa Vivi e Defunti, Compagnia Sacri Tridui. Martedì 21 febbraio, in oratorio, ore 8, Santa Messa, Defunti Tedeschi Giulio, Giuliana e Argentina. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Don Gianfranco Lazzaroni e Defunti Bianchi Marisa e Tedeschi Renato. Mercoledì 22 febbraio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti Lorenzi Renzo e Andrea. Alle ore 18:30, in oratorio, Santa Messa per il defunto Morvini Annunciata.
Giovedì 23 febbraio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti, Grazie Angelo, Anna, Eugenio e Francesco. Alla casa di riposo alle ore 16.30, Santa Messa per i defunti, Giuliano, Giacomo e Ada. In oratorio alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti, Tancelli Annibale, Marcella, Tenini Isabella, Rino, Piero e Teresina. Venerdì 24 febbraio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa ad mentem offerentis. In oratorio alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti Meli Amneris e Pini Angelo. Sabato 25 febbraio, alla casa di riposo, alle ore 16.30, Santa Messa pro popolo, alle ore 18.30 in parrocchiale, Santa Messa per i defunti Affini Enzo, Pasquini Renzo e Zucchi Giovanna. Confessioni dalle ore 9 alle ore 11. Domenica 26 febbraio in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa per i defunti Morbini Pietro, Giovanni Rosina, defunti famiglia Laffranchi e Italo. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa per i defunti Puzzi Cesare, Morbini Primo e defunti famiglia Morbini. In parrocchiale alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti della famiglia Pezzardi Sterina e Aristide. E con questo è tutto, vi lascio la registrazione dell'incontro calcistico di venerdì 17 febbraio tra le squadre di Cottolengo e Real Cossirano. Vi auguro buona domenica e buona settimana.